tatami. No, non mi ha obbligato nessuno a salire sul tatami e non ha obbligato nessuno lui. Io non posso salire sul tatami pensando di speriamo che vinco i punti. Io devo salire per cercare di vincere al KO. Con Senpai Luigi, il vero motivo per cui sono qua perché io ho fatto un video sul karate dove sinceramente l'ho un po' criticato. Se non c'è contatto fisico, non c'è un contatto fisico fra, non è uno sport vero. Ho visto tanti video ad esempio di Krav Maga, di Kung Fu, anche di Taekwondo, o karate, anche il karate ragazzi è diventato una pagliacciata. Kata, ragazzi, quello non è uno sport, però non è uno sport vero, fra, uno sport vero, uno sport da combattimento vero, è uno sport dove c'è il contatto, dove tu e un altro vi picchiate, letteralmente vi picchiate, non karate, ma era uno sport vero, bro. Adesso ormai bro, con l'introduzione appunto di renderlo accessibile a tutti, ha fatto in modo che diventasse uno sport per femminucci, quindi... Ok, ok. Perché dice, secondo me, non c'è impatto. Ho detto, secondo me, i ragazzi non va bene. Il nostro è un karate da combattimento, perciò noi cerchiamo l'impatto, cerchiamo il dolore, come forma anche di meditazione e come forma tecnica. E in più c'è un discorso, lavorando senza guantini, senza protezioni, c'è tanto lavoro fisico, per quello oggi Omin ci onora di stare con noi e stiamo lavorando per questo, perché dobbiamo essere solidi per poter reggere i colpi. Il karate trovo tutto quello che mi può servire. Perciò viva il karate, viva le arti marziali. Viva le arti marziali soprattutto. Continuiamo con l'allenamento. Mi sono vestito così. Ho fatto i calci lì. Sono frontali? Sì, arriva con la punta. Correggere gentilmente. Con la punta. Non devi pensare a una spinta, ma proprio a un colpo. Così? Bellissimo. Sei come fanno quando sei in un montagno. Romperti le dita dei piedi. Quello è bello. Oltre che come spinta, anche come colpo. Non l'ho mai fatto perché ho paura di prendere il gomito, però ti faccio un altro esempio. C'è le dita lunghe. Cambiamo aspetto. Io devo abituarmi anche con le dita. Le dita mi servono a lavorarci. Sono da condizionare. Stare indietro. Non te ne andare indietro senza provocarmi traumi. Anche se hai sono le dita lunghe come le mie. Non ho problema a chiunque. Lo conosco maestro. È solo lo stretching che va indietro. Davvero? Perché quando arriva l'impatto loro a posto di fare trazione vanno indietro. Perché siccome sono stanco, lavoro sulla forma, okay. Sui passaggi, sul giro. Avete? Sì. Bravo! Bene. Senza aprire le braccia quando giri. Senza braccia? Non per dare la no. Bravo. E respira sempre con l'altro. Non ti fare sentire le vibrazioni. Dove? Vai! Oh, se poi sono duri gli allenamenti. Però non mi aspettavo. E perché pensi che il karate è quello là? Kyokushinkai è duro. È proprio un karate da combattimento. Ok. Devo combattere, devo essere forte. Non... Per quale motivo ha avuto più successo l'altro karate rispetto a questo? Il fattore economico? No. Se si fa meno male, quindi può venire più spesso. Allora, in Italia è arrivato lo Shotokan prima del Kyokushinkai. Kyokushinkamente va a trovare un territorio che è già pieno di Shotokan. Okay. Perciò i padri che facevano karate portano i figli a fare karate che conoscevano. Certo. Noi siamo arrivati un po' più lentamente. Poi è molto duro. Non tutti se la sentono di provare. Sì. La vecchia scuola era molto molto estrema. Sì. Sembra uscito da te che hai vestito così. Allora, che la Maguashi cosa andremo a fare? Icini! Non li butto a casaccio, ma vado ad aprire e chiudere e torno in posizione. Mai lasciare cambiare. Ma aperte. Di tibia o di punto? No, di tibia. Di tibia, ok. Tibia piena. Le forme del Gedan Maguashi sono stretto e chiuso, ok, o a salire sulle parti basse, okay. Qua sulle parti deboli interno, però solitamente io preferisco sempre a scendere, per poi lo tiro a scendere, tu hai la reazione di che sta arrivando, però ti arriva una frazione di tempo dopo, c'è una specie quasi di finta e chiudi,
Logicamente tanta chiusura. Tutto, però si tira per rompere tutte e due le gambe. No, non c'è nemmeno. Quelle le intenzioni. Certo, logico. Allora non sono l'unico. No, no, si tira per rompere. Cioè io nel momento in cui vado a combattere con un Kyokushin, so che lui mi onorerà lottando al massimo, io devo onorarlo lottando al massimo. Non mi ha obbligato nessuno a salire sul tatami e non ha obbligato nessuno lui. Nel momento in cui l'avversario non è a livello può sembrare così. Saluta e esce al tatami, non è che hai rispetto e combattere al massimo. Prendilo bene, però, prendilo bene. Qua il rispetto e combattere al massimo, punto. Non abbiamo deciso di fare una corsa, abbiamo deciso di combattere. Io non posso salire sul tatami pensando di speriamo che vinco i punti. Io devo salire per cercare di vincere al KO. Oh, dopo questo discorso potrei anche chiudere il video, guys. Perciò il concetto del Gedan Mawashi, low kick, non è di fermarmi a questa gamba, ma di arrivare all'altra. Perciò, tecnicamente, quando io vado a caricare, la punta dell'anca è lì. Quindi quasi a... Io non lo tiro qua, okay. Perché qua, non, anche se non ti farei male. Perciò io non tiro per... Vedi già la mia anca dove? Se io tiro così, anche che non voglio... Quando io tiro, devo tirare per rompere questa e arrivare qua. Perciò il colpo deve essere molto carico. E uscire così. Logicamente devo essere abituato a prenderlo, perciò sicuramente mi andrà a ritirare. Tira di qua. Perciò devo essere pronto. Piano, piano. Aiuto, povero. E io gli blocco i calci. Sono... Non blocchi, ti tiro sulla tibia. Con il ginocchio lo blocco. Meglio con tutto ti tiro. Perché anche che metti il ginocchio, piano piano. Anche che metti il ginocchio, ti tiro con le tibia, certo. Sul ginocchio. Questo è il Kyokushinkai. Se capisco che sei tanto tu ti cominci a tirare con le mani sulle tensioni muscolari, non è che posso stare lì a aspettare che si apre. Quindi Ami, te l'ho smentito. Tono meno strasmentito, Figa, è più violento di quello che pensavo. O non il caso, non faccio. Ma quando mi sposto, alto giro, certo. Accelero. Sì, sì, e se rimango qua, lui parte con il ginocchio, io mi faccio male. Sì, molto più violento. È proprio duro, è estremo. Sì, è bravo, assolutamente estremo, anche perché non abbiamo, sincero, lo so, non pensavo qua. Anche perché non abbiamo i guanti, tu devi calcolare che le nocche. Hanno usato i guanti preparati, è presente. Li usiamo solo per evitare di rompersi. No, ma di quelle gare così. No, no, gare libere, mani nude. Perciò anche le mani nude, vedi l'impatto. Certo. Così è una cosa, già. Quando ci arrivi con uno è un'altra. Certo. Se io arrivo così è una cosa. Già che ti arriva quello lì, perciò io sposto sì, e cerco di fratturare lo sterno. No, non è quello che diciamo. Quando tu dicevi smontare le guardie. Ah sì, ma infatti, per quello il commento mi è strapiaciuto. Però mi è anche piaciuto la cosa che hai detto, che è vero che si può fare, ma per poterlo fare devi avere comunque la durezza. Assolutamente. Perché se non c'è la durezza non ha... Assolutamente, quando io tiro con le tibie, sopra gli avambracci, devo avere le tibie abituate. Sì, sì, sì. Quando tiro con i pugni, ma solo anche posso avere le mani abituate. Per esempio, una cosa anche importante, quando magari becchi quello che ti tiene la guardia, così, bam, copri sugli avambracci con questa parte qua. Sì, questo sì. Anche nel K1, tanto il guantone di qua non è tanto coperto. No, non c'è niente. Bam. Infatti nei pugni girato, in teoria si dovrebbe fare così, ma ti arrivo collaterale, se vuoi. Anche lavorare apposta sulla finta. Glielo faccio salire, bam, e gli comincio a tirare sulle tibie. Ah, sulle tibie, cioè tibia contro tibia. Okay. E quindi vinci chi ha la tibia più dura. Uno dei lavori tipo che io faccio fare spesso, che è da Mawashi e tiro sopra, che è da Mawashi, e mi serve a abituarmi anche a questo tipo di impatto. Se io vedo che va in blocco, gli tiro sopra, il mio blocco non è fisso, non faccio un blocco fisso, sempre un blocco leggermente attivo. Ah, ok, perché capisco se gli faccio male alle tibie. Una volta che gli faccio male alle tibie comincia a tirare sempre là. Cioè, certo. Poi gli cederanno. Però il ginocchio è più duro della tibia. Cioè, il ginocchio si rompe. Ah, no? Anche se sono in tensione. Ma quando io capisco che tu dici se fai questo, bam! Sì. Che riesco a infiammare con rompere il tendine là è buono. Non è che io il dinamma qua ci te lo tiro all'altezza del ginocchio, non lo tiro io così. Perché così sarebbe la folla, io glielo sempre un angolo. O glielo da sotto o glielo da sopra, ma un angolo glielo sempre. Certo. Capito? Perché se no il rischio. Però tante volte valuto il rischio proprio perché voglio vedere che succede.
Sì, e io vedo che l'hai parato, subito metti la gamba indietro e mi cambi guardia. Oh, cavolo, ho trovato la chiave per questo cancello. Mi piace questa senso. Analogia. Ma il cancello, cioè, è proprio violento. Tipo, tu sei molto aggressivo, io ho visto qualche tuo combattimento. Devi calcolare una cosa, a chi... c'è un problema grosso per chi ha più, perché tu hai una genetica, una cosa per vincere tanto. Che il cervello sa che per un, in un round devi vincere. Sì. E se ne chiamano 3, 4. E tante volte che ho uscito ti serve proprio a questo. Ma rimanere concentrato sul combattimento, finché non è giù non è finito. Non mi interessa, quando come finisce se... vai a terra. Non è quello che faccio dentro. Oh. Perché? Certo. Perché ami i tuoi colpi. Ho sbagliato. Si vede che sei un senpai. E tu devi amare il combattimento invece. Devi amare quando l'avversario va un meno narcisista. Sempre ricordarti che il risultato è il KO. Certo. Perciò il KO non viene per forza con un colpo solo. State bene. Quello che piace di più a me è il KO che fanno gli operai. Attenti alle guardie, sempre lì in respirazione, proprio macellai. Perché è centrato in pieno quello che sbaglio. Io vedo, sono tanti anni che alleno, tanti anni che faccio quel karate, il karate ti evolve la mente in una maniera molto ampia. Perciò mi piace vedere a me, se avessi un ragazzo come te, un Dio, come diventare un campione. Però dobbiamo abituarci che serve durezza, serve l'ossessività del combattimento. Però per non fermarsi come serve una preparazione. Assurdo, sì, sì, sì. Bisogna stare sotto. Però certo. Le doti lì non ti mancano. Hai doti incredibili, mi piace tanto. Però ci sono ancora tante cose su cui devo... Devi sgrezzare alcune parti, secondo me. Sono piacevolmente sorpreso di... Uguale Erwin, quando arrivò Erwin, pure lui mi fa, sai, senpai, faccio allora... Karate Shotokan, gli altri stili sono bellissimi, la forma è bellissima, il kata è bellissimo, assolutamente. Noi abbiamo anche il comité estremo, so sai che il fondatore, il creatore del karate, ci ha donato una disciplina estrema, una disciplina che però non è violenta, non c'è violenza, assolutamente c'è molta meditazione. Quando io prendo i colpi non provo rabbia verso il mio avversario. Ma comincio a dire devo studiare di più, devo applicarmi di più, devo ricominciare da capo. Durante l'incontro di sempre. Perché non devi pensare ai colpi, devi pensare a te stesso e a cosa devi fare, ma non i colpi. Perché quando pensi ai colpi il tuo cervello lo rallenta, è già troppo tardi per darlo. Come si fa a non pensare? Il vuoto. Il vuoto? Il vuoto. Quando arrivi al vuoto mentale, nel senso che non hai bisogno, significa che il tuo corpo, il tuo cervello dà gli impulsi e sa cosa sta facendo senza bisogno che glielo dica. Pensi che si possa raggiungere questa, più raccontiamo anche a chi guarda. Lì c'è un discorso, intanto bisogna dissociarsi dal dolore, bisogna dissociarsi dall'ambizione, bisogna dissociarsi da tutto ciò che diciamo è un po' materiale nelle forme di combattimento. Quando arrivo a quel punto lì comincio ad accettare. Nel momento in cui accetto posso accettare la vittoria, la sconfitta, di farmi male, di fare male, però lo accetto con serenità. Non sto facendo nulla che mi porti su una strada sbagliata. Da quel momento in poi comincio il mio corpo a muoversi in maniera libera. La UFC è molto meno lesiva delle arti marziali da combattimento. La UFC, se tu vai a contare i colpi, sono pochissimi. Tranne che ti entra la ginocchiata perché ti rompe il cranio o qualcosa, ma solitamente sono colpi di bam bam bam, lavoro, studio, porto a terra. Porto a terra è una cosa bellissima, perché è una cosa bella, perché non siamo bestie. Batti e è finito. Posso provare, ma non ti lascia lesioni estreme, tranne che ti hanno rotto un braccio alla Ronda Rousey. Noi no, noi siamo sempre sotto. Poi scopriamo che ci siamo rotti le coste, che abbiamo lo sterno incrinato. Cerco fighter che non sono massacrati, okay. Che non hanno le mani rotte, ginocchia rotte. Nel momento in cui entro con un fighter come te, perciò che mette paura, e io comincio a pensare che mi faccio male, tu hai vinto. Però con un fighter come te io non devo vedere il fighter, io devo fare il calcolo 1,90, 1,80, perciò se mi allungo devo accorciare. Allora, appena ho fatto questo schema non devo più pensare a niente, devo solo colpire e ragionare. Quando vedo una luce entro, quando vedo entro. Ma non è che penso che devo fare, è l'allenamento che mi porta a fare. Io non devo dimostrare niente, io devo dimostrare qualcosa a me stesso. Lavora sulle serie di pugni a busto. Chiuso, però ti guardo, vai, vado.
così, davvero. Questo, perché sei duro però. Ma se tu avere fiducia nel tuo guerriero che sta dentro. E il guerriero lo sa che non è che ogni freccia che tira è un morto. Deve essere pronto a tirarne un milione per ammazzarne 10. Però sì, quello sì. Che dimostrerà è che io sono più forte di te fisicamente. Che certo. Non parliamo mai che c'è il migliore e il peggiore. È sempre una bilancia il combattimento. Infatti perché si ci abbraccia dopo. Certo. Per quello. A me non piace il trash talking ad esempio. Sbagliato. A me piace. Però fa parte lo show. Lo so, c'è show, ma lo show secondo me non è. Ma lo show vende. Lo so, però lo show io. Porta uno stipendio, chi ti paga le bollette? Hai ragione, la io lo capisco, per i professionisti lo comprendo. Per i professionisti no, direttanti no. Lo facciamo a medalier, però è una cosa che non fa parte del mio io. Quando arriva il marocchino a 2 metri, come dici tu, è tutto, super rispettoso, figo perché sei un bel ragazzo, grazie, è tutto. Piacere. Cavolo, vedi che quell'immagine lì rimarrà per sempre. Certo. Tanto però ci sono colpo terra, giusto? Cade giù? No, sì, colpo sì, definitivo c'è. Il Kyokushinkai, chiamiamolo classico, senza regole, non ha regole. Perciò a terra c'è tutto, c'è una testata, c'è tutto. Il Kyokushinkai di base è una cosa proprio dove tu arrivi, parti con una cosa del genere, poi cominci a massacrare sotto, poi lo prendi, lo giri e lo sbatti a terra. Un movimento, ad esempio, e questo è per farlo cadere sul ginocchio. Questo è il karate, vero. Quando lo praticava, so sai, che ancora non si chiama neanche Kyokushinkai, ma lo chiama karate. L'ospedale di Tokyo chiamò e disse non è che noi possiamo curare 20-30 persone al giorno. Certo. Ma perciò allora creò un combattimento molto coraggioso, ma con delle regole. Brutale, ma con delle regole ancora. Che prima era una follia. Certo. Però era. ma questo. Arrivano magari in coppia allo sterno. Ed è vero che non è roba da video, da film. Cioè, no, io chiedo. Sono un ignorante. Ma lì parliamo per persone che hanno deciso quella vita ed è solo la loro vita. Il karate non è solo il combattimento, perciò tanta gente pensa che Kyokushinkai non ci sono i pugni in faccia. È una stupidata perché io li alleno. In faccia si allenano, non ce li abbiamo nel regolamento perché Sosai ha preferito toglierli. Si perdeva troppo sangue. Ah ok, perché era troppo violento. E oltretutto se andiamo a guardare per capire, ad esempio senza guanti o con un guanto molto leggero, i ritmi della UFC sono ritmi lentissimi. Sì, UFC che adesso è la promotion per eccellenza, lo sport per eccellenza. Non dico l'MMA, parlo proprio... L'UFC, okay. Come pensi che non sia così violenta come vogliono farla sembrare? No. Pensi che ci sia roba molto più violenta in certe arti marziali? Allora, quanti colpi dai, quanti colpi prendi, quanti colpi riesci a tenere, quanti numeri di colpi ci sono. Se andiamo a parlare di massacro totale, hai la Muay Thai, hai il Kyokushinkai, hai il Lightweight. Hai discipline dove realmente arriviamo ognuno con le sue regole a devastarci. Lo sai, non ha voluto i pugni in faccia, perché se noi andiamo a ragionare sopra senza guanti, già una guardia del genere non va bene, perché tu ora ti stai pensando sì, che hai il guandone. Una guardia del genere senza guanti, certo. Non hai fatto niente, perciò la guardia diventa questa. Sì. I colpi diventano minimi, perché io non li posso prendere, perché ogni colpo sì, che mi entra è un danno enorme. È vero. Perciò il ritmo diventa lentissimo. È vero, sì. Per quello lo sai, allora lo tolse perché inizialmente lo facevano così, perché oltretutto c'era troppo sangue, troppe violenza. E allora diciamo anche di difesa personale. Classica persona che arriva e ti mette le spalle e le mani addosso. Quando questo è kata, io già ho allargato. Okay. Entro con la testa, entro con le ginocchia, ma adesso il senso è allargare. Sì. Se lui esce vado a legare. Lego e controllo. Ma questi sono kata. Ah ok, kata servono a quello. Io pensavo kata. Più una cosa tipo spirituale. No. Anche quasi, cioè, pensavo fosse più una forma appunto per renderla più commerciale no. E più accessibile a tutti, anche i bambini mi piace far finta di combattere. Sono discipline del karate che non prevedono il kumite come il nostro. Ok. Perciò non ci sono i colpi, si lavora solo bloccando. C'è del bello anche lì, perché bene o male, boom, io arrivo. Certo, faccio una bella tecnica che se entrasse farebbe male, ma la riesco a controllare, ok. Noi però partiamo dal presupposto, se io controllo sempre le mie mani, i miei tibi, i miei colpi non saranno mai dati per colpire. Perciò quando io tiro, io non penso mai dove devo arrivare, penso sempre dietro. Il mio colpo deve entrare di qua, devo uscire di là, deve fare male.
Ti ringrazio, senpai. Tutta carta. Una proposta per te. Potremmo fare, io propongo anche, magari nei commenti fatemi sapere se vi piace l'idea, un bello sparring, cioè, che vanno di mole, costruiranno forte. Assolutamente. Io non so tirare di K1, perciò no, se facciamo anche un machine, ok. Facciamo un regolamento misto, magari ci troviamo d'accordo, ci troviamo d'accordo okay. Per le regole, va bene. Ok, ok. Come Udini. Vai. Vado ancora. Porca vado ancora. Boh, basta. E mi sai che non c'è Maria là. Dai, che cucina che funziona.